chi sarebbe disposto a vendere l'anima a un discografico per il successo ad ogni costo. Ma non era Kippy Trial il motto di questa roba, il vostro ragionamento stona. Compratevi un diapason, ho esposto le carte sul tavolo e diavolo, ho scoperto un contesto mediatico pieno di personaggi dietro i quali si nascondono persone pronte a falsificarsi per gli applausi o l'approvazione nei sondaggi, per poche ore di attenzione del riflettore per un pubblico maggiore. Le vedo trasformarsi per adeguarsi ai dipinti fatti da un altro pittore. Vuoi sapere la mia situazione? A me piacciono gli autoritratti e a sporcarmi con le tempere non vedo che potrei guadagnarci. Sarò scemo, ma lo faccio solo per amore. Io vedo troppe persone ragionare in funzione dell'impressione che fanno sugli altri. È rap S.P.A. ogni loro azione è volta al denaro e noi dobbiamo fermarli. Io vedo poche persone scrivere una canzone con la sola intenzione di sfogarsi. È rap S.P.A. gridiamo con onore, rap S.P.A. solo per amore. Chi produce poi consuma, questo è il rap. C'è chi tenendo il tempo si sente un portento, quindi dove mettere ciò che tiro fuori dal di dentro? Se attorno la gente è già piena di sé, perché in questa economia musicale chiunque è capace di comprimere idiozia in MP3. Ciò causa il diffondersi di una patologia, idolatria autoreferenziale. Poi mi parlate di cuore, ma riesco a misurare il battito irregolare della vostra aritmia. Vittime di un miraggio, un successo effimero, un fiammifero gettato nel mezzo di un canale. Se il rap per voi è vitale, perché se non ci guadagnate vi lamentate? Dunque state dando un prezzo all'ossigeno e cercate di far pagare gli altri per l'aria che respirate. Io vedo troppe persone ragionare in funzione dell'impressione che fanno sugli altri. È rap S.P.A. ogni loro azione è volta al denaro e noi dobbiamo fermarli. Io vedo poche persone scrivere una canzone con la sola intenzione di sfogarsi. È rap S.P.A. gridiamo con onore, rap S.P.A. solo per amore.